Amici, benvenuti a questo nuovo capitolo di Grada Channel. A fianco a me, dopo i Rain, ci è sembrato opportuno, no, fare un bel salto di qualità o niente meno che i Black Rain. Ciao! Ciao Mario! Tutto bene? Tutto ok. Allora, avendo avuto il tempo di tirarmi giù da Wikipedia la loro biografia, dovrò un po', come dire, improvvisare, ma tanto ormai le vostre facce le conosco anche troppo bene, quindi non ci saranno grossi problemi. Andrei tranquillo. Cominciano anche a starti sulle palle, scoperto un po'. No, però inizierei proprio da te. Allora, un uccellino, no? Mi ha detto, è sceso dalle nubi, no? Mi ha detto che tu sei l'unico membro originale, assieme a Rafa. Assieme a Rafa, sì. Che è un abitué. Lui è, non lo so, il fratello illegittimo del Boiler, possiamo dirlo. Io sono, secondo il Boiler, sono il delfino. Perché il Boiler è considerato, è considerato il re. E quindi mi ha dato questo dominio perché dovrei seguirlo nelle sue orme da DJ un giorno e diventare quello che lui ora, no? Confermi che è il re, il Boiler? Sicuramente lui è il re, quello che vorrei smentire sono queste voci che vorrebbero il Boiler ciccione. Boiler non è ciccione, Boiler è potente. Com'è nata questa avventura? Ah, è nata da bambini praticamente. Da bambini che, insomma, volevano svagarsi, rimorchiare, diciamo, quindi abbiamo cominciato a fare il gruppo senza saper suonare. Ah, avete fatto voi la cagata di siamo un gruppo rock. Ha funzionato? Ma a quanto pare adesso sembrava di abbastanza bene. Ho già sbagliato l'italiano. Va bene, nel senso, questo denota una certa spontaneità, ok. No, morale della favola, eravate praticamente bambini, sì. E com'è andata? Chi è andato a citofonare chi? Questo vorrei sapere. Ma ci siamo incontrati a scuola, poi abbiamo fatto un incidente insieme in motorino e da lì è nata l'amicizia, diciamo. No, è già da prima, poi quell'incidente, diciamo, che ha aumentato, alimentato il fuoco. Lui mi ha insegnato i primi accordi con la chitarra, quindi il mio segreto sono i primi tre accordi che mi ha insegnato Rafa. Lucio Battisti, la canzone del sole. Il vero scopo di questa intervista è il seguente: voglio capire come mai lui poi è diventato un maniaco sessuale, perché io so che questa cosa passa attraverso l'esperienza della band. Cioè, qual è stato tu che hai iniziato a suonare per rimorchiare, adesso pare che vadi abbastanza bene, com'è che poi sei diventato quello che tutti conoscono? No, ma sono solo voci di corridoio. Ma di la verità, dai. No, proprio maniaco no, dai. Non farti, un po' per non farti spaventare dalla telecamera. No, ma infatti le sto guardando l'obiettivo io. Prima ha chiesto alla cameraman di scoperchiarsi le tette. Ma non è un maniaco sessuale, semplicemente un appassionato. Anche a te piace, dai. Ma ci mancherebbe altro. No, ecco, però qui adesso non stiamo a parlare di me. Parliamo di come è venuto questo passaggio. È vero che il metal e la figa vanno di pari passo? Assieme alla birra. Il metal più rock. Io il metal sì, mi piace, ma ci consideriamo più una rock band più che metal. Però sì, diciamo che vanno di pari passo perché è un'ispirazione. Non puoi suonare rock se non hai una giusta ispirazione. Tu sei invece l'unico non bolognese della band. Esatto. Che non si capisce infatti com'è che è. Comunque vabbè, sei anche il cantante. Esatto. Fantastico. È stato Raffa circa un anno fa che... Guardate come ha evitato di peso il discorso figa, cioè io non gli ho fatto la domanda e lui ha colto la palla al bar. Sei un fenomeno, l'avete fatto bene. Guarda come ha dribblato la cosa, hai viva. Mi ha chiamato e ha deciso di coinvolgermi in questo progetto e niente, ci siamo detti vabbè, proviamo, vediamo un po' come vanno le cose. Sin dalla prima prova mi sono sembrati subito molto affiatati, molto in gamba e la mia scelta era scontata. Cosa fai per preservare la tua voce? E torniamo, esatto. Il cerchio si chiude, ragazzi. Diciamo che c'è un'unica cura per mantenere bene la voce. Più che cura, medicina. Fare tanto sesso. Oh. E ha detto lui quello che non hai saputo dire tu. Mi meraviglio di lei, veramente. Sì, sì. E tu? Io sono arrivato insieme a Mirko. E suonavo già con Euge da alcuni anni, 5 anni forse. Cosa facevamo? Con diverse band. Ah, una era un progetto di musica nostra, di nostro amico. Tu sei il bassista. Io sono il bassista. Okay. E niente, loro avevano un bassista, Dani, che è andato a vivere in Cina.
che tra l'altro salutiamo. Ciao Dani! Bella! E niente, mi hanno chiesto di sostituirlo, poi col tempo l'ho sostituito proprio, penso, a titolo definitivo, insomma, ormai. Diciamo, esiste un ciclo dei Black Rain, che è il vostro marchio di fabbrica e che ha una storia che durava da circa 10 anni. Sì. Poi avete cambiato componenti, cambiata la storia della band, avete iniziato a fare le cose con un tiro più professionale, più serio. E da un anno. Parliamo di professionalità, abbiamo appena visto un trailer del vostro nuovo album. Che ora è un EP. Però diventerà un album. Si chiama Hot for a Night. È già in sulle piattaforme digitali, quindi chiunque volesse scaricatelo, perché come direbbe King Boiler, rinunciate a due birre, però comprate magari il loro disco, perché sicuramente sono più di 10 euro spesi per una band emergente che non 10 euro dati a... Comunque noi costiamo meno di due birre, tra l'altro il nostro disco viaggia a livelli molto bassi di due birre, quindi non vi costa niente e vi abbracciamo anche, e potete anche farvi i membri della band qualora venisse voglia di venire sabato. Il pacchetto scaricando avrete a scelta uno solo di nomi. Vogliamo dare una descrizione che sia il più possibilmente esaustiva della vostra proposta. Io l'ho trovata molto hard rock, molto altisonante, e farei parlare il cantante. Non volevo fare scusami. L'EP nasce da un lavoro sia in studio che a casa. Descrive un po' una notte, diciamo, ipotetica, un viaggio ipotetico nella notte di quattro persone che esprimono vari sentimenti, sensazioni contrastanti. Parla sia di donne, di amore, che di sesso, che di vita, di vita, di anima, di quotidianità. Pensavo dicessi figa, cioè sia d'amore che di donne, che di sesso. Cioè, cosa mancava? Non so. Donne, amore. Tette, culi. Non è che è dentro donne e amore. Va bene. È tutto compreso nel pacchetto. Perfetto. Intanto volevo ringraziare Thelonious del Bondage, che si è dimenticato Cristianelli, che io ho utilizzato per questa intervista. Li poggio qua, così li inquadri quando vuoi. Ok. Il lavoro prosegue, abbiamo già altri pezzi pronti. L'obiettivo è quello di entrare in studio di registrazione nell'arco di un paio di mesi, 2-3 mesi, e uscire così con un nuovo album. Non è facile, tu sai bene com'è la situazione in Italia, soprattutto delle band emergenti. E sì, se vogliamo sforzarci di chiamarla situazione, vabbè, ci può stare. Dire, sì, perché comunque la gente ama quello che già conosce, quindi difficilmente va, l'italiano medio, diciamo, difficilmente va a cercare, a scoprire, magari anche ad ascoltare del materiale nuovo. State lavorando anche su un video di una canzone? Stiamo lavorando anche ad un video, a breve inizieranno le riprese. Confidiamo di portare a termine questo lavoro nel più breve tempo possibile e di lanciarlo. Sei ancora lì che pensi alle sue tette scoperchiate? Ovvio! Vabbè. Per quello che concerne l'attività live, sappiamo che presto vi ritroverete a suonare in un posto molto importante. Raffa? 12 marzo, giusto? Sì. È un sabato. È un sabato e faremo una performance acustica, però la differenza è quella, perché purtroppo per motivi superiori non si può suonare con batteria e strumenti elettrici. Proprio motivi che ringraziando il cielo vanno verso una felice soluzione. E ci troverete qua a suonare, a proporre i nostri brani in versione acustica, in versione unplugged o unplugged, come dicevo. E vi aspettiamo, mi raccomando. La grada è la nostra base. Esatto, è la nostra base operativa. Assolutamente sì. Abbiamo parlato della storia, abbiamo parlato del live. Parliamo della figa. Ma io volevo arrivare lì, che cazzo. Io stavo per dirti, non chiederlo a me, anche se però non so, cioè, ho puttanarti un po', ma dico solo una cosa, Lady Boy. Ah!
No, bene. Se ne può parlare. Cos'è Lady Boy? Ma niente, Elge è andato in vacanza, dove eri? In Thailandia. Pensavo in Brasile. Sempre per vedere il museo. È andato anche lì. Insomma, mi racconta, fa, guarda. Ci ho dato. No, tutte balle poi. No, sono andato a far trekking. Si è innamorato. Si è innamorato di Lady Boy per caso. Lady Boy è stato un personaggio. Ma ha spezzato il cuore, diciamo. Diciamo più che potreste raccontarci l'aneddoto di Lady Boy, perché alla fine è questo che è. Dai, racconto io. Lady Boy è una donnina con la sorpresa, diciamo. Comunque, sicuramente andrò in Thailandia l'estate prossima. Volendo capovolgere, no? Facciamo una cosa speculare. Sei tu che devi fare domande a lui. Ah! Perché devi sapere che tra tutta la band, comunque, ognuno ovviamente ha la propria personalità, però io tendo a essere quello un po' più ermetico, diciamo, quello un po' più chiuso. Rispetto agli altri, un po' più riservato. Vabbè, te sei il cantante. A me non vuol dire niente, però... Dimmi, tra le 20.000 trombate che ti sei fatto questa settimana... 20.000, hai perso il conto. Scusa, io sono rimasto a 20.000 e poi... Playboy. Dimmi un nome, basta il nome, della chiamata più... dell'amplesso. Esatto. Dell'amplesso più bello che ho avuto. No, volevo precisare una cosa che lui ha detto nella settimana scorsa, volevo informare il gentile pubblico che oggi è 2 marzo, su questo vai. Ecco, una sensazione di appagamento sessuale. Sì, ti sto ascoltando. È stato quando dopo un po' di tempo ho rimesso su le Zeppelin 2 e mi provoca sempre un certo tipo di sensazione. Io tra Lady Boy e questo che fa le cosacce mentre ascolti le Zeppelin non lo so. Da solo quindi. Con chi è che suoni tu, scusa? Lady Boy. Non c'è i Not For A Night, no, una canzone che racconti la storia di Lady Boy. Guarda, è menzionato proprio nel singolo Not For A Night, che è, se posso già approfittare, è la storia di un povero ragazzo di nome Jimmy, alias Jimmy, che proveniente da un piccolo paese del sud, si trasferisce in una grande città, però avendo pochi soldi, quindi si deve trovare da vivere in qualche modo. Deve essere disposto a tutto, diciamo. Ed è disposto a tutto. Così che si iscrive in un'agenzia per gigolo, chiamata appunto Offer Nights. Però sono tanto facili da trovare queste agenzie di gigolo, ve lo dico. Ma infatti... E una cosa stiamo ancora cercando. Io ogni tanto vado a dire, ma veramente c'è gente che si mantiene gli studi scopati? Ma voglio vedere chi è, capito? Mario, ti giuro. Non li trovi! Non è vietato. È una semi-storia vera. Abbiamo capito che è una semi-storia vera. È tratto da una storia vera. Allora, amici di Greta Channel, io vi inviterei, ma veramente con un certo calore, no? Vi invito, vorrei che cercaste dei siti di gigolò bolognesi, capito? Su internet, andate su Google dove vi pare e poi linkateli sul Facebook del Circolo della Grada. Apriamo un bel dibattito sugli gigolò a Bologna, questi ragazzi che vengono dal sud e si mantengono facendo gli gigolò. Stiamo ancora cercando l'agenzia Hot for a Night, se la trovate prima di contattateci. Tu la leggeresti mai a un 80enne per 2000 euro? Dipende quanto tempo. Avevate proprio ragione sul suo conto. Comunque, va bene, niente, che dire, io lascerei l'ultima parola a te. Mi sei piaciuto perché da bassista, come al solito, hai mantenuto il tuo ruolo di bassista anche nell'intervista. Che sarebbe quello di, come dire, parlare poco e dire tanto. E lascerei a te l'ultima constatazione per chiudere questa intervista, insomma, in modo degno. Allora, ragazzi, Black Rain sono un gruppo che spacca. Siamo veramente... carichissimi, soprattutto dal vivo, e anche il disco è molto bello. Ci vediamo alla Grada il 12 marzo, mi raccomando, vi aspettiamo. Rock and roll. Ciao ragazzi! Rock and roll!